tema di semplificazione è la novità più importante introdotta dalla cosiddetta legge 127, la legge Madia, è la differenziazione delle conferenze di servizi, per cui c'è una conferenza di servizi detta asincrona e quindi che si svolge praticamente online, in cui sempre entro tempi definiti, 45 giorni o 90 giorni a seconda che se sono presenti nella conferenza amministrazioni che tutelano interessi sensibili, quali ambiente, sanità, sicurezza, eccetera, sono 90 giorni. Quando non ci sono queste amministrazioni il tempo è di 45. Mentre invece quando ci sono progetti più complicati, oppure progetti che riguardano l'acqua, eccetera, si svolge direttamente la conferenza di servizi simultanea, cosiddetta in presenza. Il progetto riformativo, dopo aver condiviso con le amministrazioni pilota gli obiettivi, ha sostanzialmente elaborato una serie di strumenti a servizio delle amministrazioni per la gestione della conferenza di servizi, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 127. Ha in particolar modo e nello specifico elaborato dei documenti che sono di natura tecnica, tecnico-operativa, e che sono una sorta di appunto strumenti di supporto alle amministrazioni, soprattutto alle amministrazioni procedenti, cioè quelle che hanno la titolarità del procedimento, di gestire la conferenza di servizi. In più, sempre su queste cose, abbiamo anche elaborato uno schema di accordo tra amministrazioni esterne, cioè quelle che sono coinvolte nel procedimento ma che non hanno la titolarità del procedimento, che generalmente è in capo al comune. Però questa è una cosa essenziale, perché molto spesso ci sono difficoltà di interrelazione e collaborazione con le amministrazioni cosiddette esterne, che sono coinvolte nella gestione della conferenza di servizi.